Buongiorno a tutti, abbiamo ospite amico Luca Bolognese. Luca, che ci hai portato questo libro che hai cominciato anche a raccontarci, puoi raccontarci un po' anche per tutti, cioè come nasce questa idea, quando? Sì, allora nasce casualmente nel 2005 perché io sono stato il fotografo della coppia di comici Nunzio Di Biase, che l'avrete visto probabilmente, Jailing, certo. Insomma, quindi loro portavano in scena questo spettacolo che era appunto Nunzio Di Biase Live Show e invitavano tantissimi artisti bolognesi della scena bolognese, soprattutto dei comici, quindi oltre alla documentazione dello spettacolo mi portavo con me sempre un assemblad, un cavalletto, un paio di flash da nascondere negli angoli dietro le quinte, poi nei momenti di pausa, durante il sound check, insomma, comunque appena c'era un momento, chiedevo a qualcuno degli ospiti di posare, ma giusto il tempo di una pellicola, 12 scatti, uno sguardo in macchina, uno laterale, insomma, si concludeva lì. Quindi hai cominciato con Hasselblad da 6x6, sì. In effetti tutte le fotografie sono, cioè no, quadrata. Sì. Forse qualcuna insomma sarà con la Rolleiflex, ma il 99% sono tutte con l'Hasselblad. Certo. E poi niente, poi sto Hasselblad con che obiettivo? Con 150 in genere. 150? L'80 alcune volte. 150 sonar oppure qualche 80 planar. Sì. E poi ma come mai Hasselblad? Ah, ma perché secondo me il ritratto soprattutto di questo genere, il formato quadrato è l'ideale, l'Hasselblad crea una situazione di intesa anche con il soggetto, d'averla lì sul cavalletto, la pace, la calma che si crea, certo. Rispetto già alla Rolleiflex che magari ti permette di muoverti più velocemente, invece il cavalletto è quello è, quindi si ha il dialogo completamente anche con lo sguardo del soggetto. Quindi hai cominciato 13 anni fa, no, 18 anni fa, facendo poi con calma, poi queste ti scatti, ho visto che piacevano perché li utilizzavano già per fare solo copertine del libro, certo. Piuttosto di manifesti. Quanti artisti hai fotografato? Allora, alla fine? Gli scatti saranno circa 200, qui ne ho messi 120 perché ho dovuto ridurre anche per questioni di costo e di spazi, perché certo. Nelle sale comunali 200 sarebbero diventate tantissimi. Sì. E quindi insomma ognuno lo faceva vedere, proponeva qualcun altro, poi devo ringraziare alcune persone tra cui Pupi Avadi che sono andato a scattarlo a casa sua, gli è piaciuto molto, è stato lui certo. A chiamare altre persone, altri artisti, insomma dicendo c'è un mio amico, ma non eravamo amici, un mio amico sta facendo il suo progetto, do il tuo numero, e quindi tante situazioni in cui l'artista o il manager mi diceva no, assolutamente no, mi chiamava il giorno successivo, diceva sono pronto, se vuoi puoi venire a fare le foto quando vuoi, quindi mi ha aperto la strada, ah, certo. Lui come tanti altri, e quindi alla fine insomma è diventato un libro, appunto poi edito da Calamaro Edizioni, che insomma sì. È un'edizione, un giovane bolognese, insomma, sempre bolognese questo qua? Sì, ha le stesse mie origini salentine, ma vive da sempre a Bologna anche lui, certo. Dopo l'università, è sponsorizzato, come dicevo, da Zoom Service, Amedeo, due sponsor, Amedeo, che è stato così carino, che è stato lui a proporti senza che certo. Io chiedessi nulla, perché diceva attraverso le macchine, gli obiettivi che io ti ho sempre riparato, è come se facessi parte anch'io certo. Di questo progetto, quindi è stato davvero interessante. Sì, certo. E quindi ci tenevo a fartelo avere, perché poi questo lavoro è iniziato anche passando da te un po' di anni fa, quando certo. Ti ho accennato che ci stavo ancora lavorando, adesso certo. Finalmente è concluso e ci tenevo a fartelo avere perché... Ti ringrazio tantissimo. Allora, andiamo a vedere qualche scatti. Certo. Ok, cioè l'ordine diciamo questi scatti cosa sono? L'ordine l'ho messo assolutamente in ordine alfabetico per nome, in modo da non dare priorità ai nomi più conosciuti, perché naturalmente Alessandro Haber rispetto ad Alessandro Zamboni,
che è uno scultore, è un pittore più che altro, il padre certo. È uno scultore, ha più visibilità, non mi sembrava giusto perché l'arte è, sì. E gli artisti soprattutto, secondo certo. Me, sono tutti sullo stesso non piano. So, non, è, non esiste uno no. No, cioè sopra né sotto di nessuno, no. Ciascuno ha la sua, diciamo, sì, certo. Cioè, ci sono anche dei scatti e che particolarmente poi, non so, ti sta a cuore o no, cioè c'è qualcosa da poter raccontare? Sì, adesso non vorrei indicare qualcuno rispetto a un altro, non so, uno tra, ma perché lo amo come artista e come persona, è Guccini, che sono andato a scattarlo alla sua casa a Pavana, anche lì. Una mezz'oretta, lui tranquillamente era da solo, avrei preferito, insomma, farlo uscire, andare al mulino che è la di proprietà dei genitori, ma non aveva voglia, quindi abbiamo fatto degli scatti lì e quindi anche quella situazione in una pellicola dove c'è una foto che mi piace molto, dove lui è avvolto dal fumo della sua sigaretta, quella poi che ho scelto io, ha scelto il suo agente, la moglie, quindi mi piace molto, ma ce n'è un'altra molto carina dove lui ride perché mi diceva non so che cosa fare, non so che cosa, che sguardo darti, quindi aiuto, certo. Aiutami anche tu. Io me ne sono uscito con questa frase, che non so se abbia senso oppure no, prova a fare uno sguardo in cerca di te stesso, sì. E allora lui si è messo a ridere, ho questo scatto dove lui ha questa risata che piace molto, però ho preferito poi scegliere lo scatto dove è avvolto dal fumo della sigaretta. Certo, ma hai scelto, diciamo, improvvisato, cioè tutto questo, o quasi? Più o meno sì, perché insomma gli artisti non hanno tanto tempo, quindi quando mi concedevano il tempo dello scatto, chiedevo a loro di scegliere la location anche per una questione di comodità, quindi chi magari aveva lo studio sopra i portici a Bologna mi diceva guarda, ci vediamo domani a quell'ora lì in quella zona del portico, io naturalmente andavo un po' prima a vedere com'era un po' la luce, certo. Un po' come sistemare qualche flash, qualche pannello riflettente, anche lì 12 scatti e finiva il set, dopodiché facevo vedere naturalmente 12 scatti, sì, una pellicola che si concludeva tutto un rullino, un quarto d'ora, sì, non facile, vero? No, però non puoi rubare tanto tempo, ecco, questa è la foto di Guccini. Sì. E poi sceglievamo insieme, insomma, tra quei 12 scatti quale piaceva all'artista e quale magari piaceva a me. Certo. Quindi erano sempre situazioni, anche qui a casa di Morandi avevo preparato un set dove c'era completamente il sole, il giardino, è arrivato lui, si è coperto completamente il tutto, quindi in un attimo ho dovuto ricambiare un po' le potenze dei flash e tutto quanto, 12 scatti in 5 minuti probabilmente è finito lì, perché poi sono impegnatissimi, perché con alcuni insomma ci lavoro, quindi ho avuto la possibilità di avere più tempo, ma la maggior parte insomma si sono concessi proprio per far parte di questa serie di scatti che li legano un po' alla città, per l'amore della città. Certo. E ho cercato di unire un po' tutte le arti, non so, dalla scrittura alla musica, alla scultura, alla poesia. Quindi mi dispiace per chi ho dovuto eliminare proprio per una questione di quantità e di costi, intendo sia come libro che come stampe per la mostra, però non potevo metterli tutti. Certo, beh, però questo sicuramente ti ha creato un buon ricordo, un bel ricordo. Assolutamente, no? Sì, sì. Diciamo anni di, comunque anni di lavoro, anni anche di contatto, sì, con, sì, loro. Quindi hai cercato di comunque fermare una piccola pagina della loro vita, sì, giusto? Sì, sì, assolutamente. È una cosa bellissima, perché poi, cioè, a parte fotograficamente, no, cioè diventa artisticamente molto interessante, però diventa pure anche documentari, documenti. Certo, sì, sì, perché fotografia è, cioè il tempo è invisibile, ma esiste, no? Sì. Esiste il tempo che scorre. Sì. La fotografia rende visibile.
rende visibile qualcosa che è invisibile. Sì. Sì. E penso che serva proprio a quello, perché soprattutto in questi lavori lunghissimi, quando gli artisti sono venuti in mostra, non si ricordavano nemmeno di quello scatto e si sono rivisti giovani di 10 anni. Ah sì, certo. Quindi comunque ha creato proprio quel senso del tempo. 18 anni di tempo che hai impiegato, no? E quindi qualche foto ha 5 anni, qualche foto anche 10 anni. Sì, anche 18. Anche 18 anni. È maggiorenne. Ah sì? Sì. Cavolo. E quindi sì, ho cercato di scattare fino alla fine, infatti l'ultimo scatto è stato a Ferragosto, dell'anno scorso. Con Samuele Bersani, che anche lui stranamente era in città proprio a Ferragosto, ci siamo incontrati sotto un portico, anche lì 10 minuti, 12 scatti. Ma c'è anche maestro Nino Migliori. Il maestro è bolognese, quindi... Ah già. E quindi, poi lui non è un fotografo, lui è un artista, un grande artista, quindi... bisognava inserirlo. Cosa ha detto lui? Ti ha detto... Ah, ma lui era una splendida persona che ti mette a proprio agio, insomma, che è talmente carino che mi ha fatto visitare prima tutto il suo studio. Addirittura? Sì. E poi, insomma, si lasciava andare. È stato veramente interessante e commovente conoscerlo. Certo. Mamma mia, ci sono tantissimi scatti bellissimi. Grazie. Ma veramente. E questa è l'ultima, sì, l'ultima degli scatti fatti. Ah, questo è 15 agosto sotto il portico che raccontavi. Esattamente, sì. Certo. Era stato l'ultimo scatto Samuele di Bersani. Questa serie. Sì. Certo. Bene, fantastico. Allora, questo libro è stato editato e in vendita. Sì, si trova nelle varie librerie, ma anche negli store online o sul sito di Calamaro. Calamaro, sì, certo. È in vendita, insomma, quindi su questo è nulla, diciamo, di più rispetto alla vendita. Invece una cosa interessante che mi sfuggiva, le stampe che abbiamo messo in mostra le ho donate completamente a un'associazione che si chiamano Cucine Popolari. Sì. Hanno ormai 4 cucine a Bologna dove danno da mangiare ai più sfortunati, quindi gli artisti stessi hanno donato, partendo da un minimo di 100 euro, abbiamo detto, ognuno ha donato quello che riteneva opportuno, e tutto ciò che è stato raccolto l'abbiamo donato completamente a questa associazione, perché mi piaceva l'idea di mettere insieme, diciamo, la parte più fortunata della città rispetto a quella, insomma, meno. Certo. E quindi questa è una cosa... Ci tenevo a dirla perché è una cosa che ne vado fiero, perché mi sembrava giusto. Luca, ti ringrazio tantissimo per questo racconto e io ti ringrazio tantissimo anche questo libro che ci hai portato, e metteremo in esposizione, non che esposizione, libera consultazione. Cioè anche ieri è venuto mio amico dal Giappone, è stato più di un'ora seduto a sfogliare libro su libro. Ho tantissimi altri anche clienti che lo fanno, magari in attesa, non solo, ma vengono anche per vedere. Che bellissimo, perché poi creare libro è un'energia. Come creare un evento, cioè come creare qualcosa che tu mostri, no? La tua intenzione, la tua anche emozione, no? Il tuo amore, il tuo lavoro, cioè veramente molto bello, come anche artista che si mette a dipingere, si mette a cantare, no? La stessa cosa. E quindi grazie. E poi no, io ringrazio te soprattutto per quello che fai, perché insomma, come ti ho scritto, sei capace, insomma, di creare quest'amore e distribuirlo a tutti quanti, l'amore verso la fotografia, che non è solo, cioè, la macchina fotografica è l'obiettivo, ma si respira proprio l'amore anche attraverso, insomma, gli artisti che promuovi, i fotografi, i libri che si possono consultare. E non è da tutti, perché in genere c'è sempre quel distacco, quanto costa, l'obiettivo lo compro, arrivederci, ci si perde. Invece da cosa più importante della vita, sì, esattamente. Qualcosa che ha veramente un vero valore è quello, il pensiero,
e di trasmettere anche qualcosa di bello, trasmettere a qualcun altro, no? Cioè, poi io non sono capace, non sono artista, allora cosa posso fare? Bene, faccio tramite, certo, cioè come hub, no? Bene, cioè arriva qua, io distribuisco, è tutto qui. Non è da tutti. Stupendo, è bellissimo, quindi siamo noi a ringraziarti della tua anche gentilezza, anche del lavoro, che è magnifico, veramente magnifico. Grazie. Complimenti. Grazie davvero. Grazie.